Ciao, sono Alessandro Motta, ho 18 anni e vivo a Prelada. Allora, mi chiamo Alice, ho 18 anni, vivo a Brembate, in provincia di Bergamo. E... frequento il terzo anno del corso di cucina in ABF di Treviglio. Sto frequentando il percorso di pasticceria e panificazione. Sto facendo adesso il quinto anno in sede di Bergamo, dopo aver frequentato il quarto anno in apprendistato e i 3 anni precedenti a Treviglio. Semplicemente per il fatto che mi piace stare a contatto con le persone e imparare nuove cose, fare nuove esperienze, e ho colto la palla al balzo per questo fatto del Portogallo. Perché mi è sempre piaciuto viaggiare, i miei mi hanno sempre portato in posti anche all'estero fin da quando ero bambina e ho questa passione, quindi era la volta buona per provare a fare queste cose da sola senza i miei genitori. Ho molte aspettative, sia un po' confuse che abbastanza concrete, e spero che vada tutto bene e di imparare tante nuove esperienze. Allora, spero di portare a casa dei miei ricordi, perché è principalmente quello che mi interessa. Imparare sicuramente cose nuove, lanciarmi in un'avventura per mettermi alla prova e magari conoscere anche nuove persone per fare nuove amicizie. Penso che mi tornerà molto utile il fatto di sapermi arrangiare abbastanza in autonomia e specialmente il fatto della cucina che torna e lega il ristorante. Sicuramente l'aver frequentato anche i tirocini negli anni precedenti, quindi aver già lavorato non solo in laboratorio a scuola ma in un'azienda vera e propria, quindi sapere come si lavora appunto in una pasticceria e penso all'intraprendenza. Spero di acquisire principalmente molti più fattori in base alla cucina, poi in secondo piano il sapermi relazionare con le persone e soprattutto anche imparare la lingua e sapermela gestire al meglio. Penso magari qualche ricetta da portare a casa e sicuramente più disponibilità nei confronti degli altri, anche perché devo vivere con altri ragazzi e non lo so, l'avventura, lo spirito di avventura. Penso che questa esperienza a livello personale mi cambierà alquanto e invece a livello lavorativo mi rafforzerà, secondo me. Penso di sì, sicuramente a livello personale, appunto perché devo condividere l'esperienza con altre persone, devo mettere alla prova me stessa in una cosa che non ho mai fatto, quindi presumo di sì. Il cibo italiano, basta. Una macchina fotografica per fare le foto. E gli darei il semplice consiglio di buttarsi, di non pensare a nient'altro e di fare nuove esperienze, di non aver paura di niente. Lanciati, cioè non preoccuparti di adesso, perché poi anche se arrivi là e magari hai un po' di ansia oppure sei preoccupato, io ho già fatto un'altra esperienza a Dublino, alla fine parte a casa i ricordi e basta, secondo me l'importante è quello. I miei principali dubbi prima della partenza è che se riuscirò a far tutto da solo, penso di sì, spero di sì. E in qualsiasi caso, se non riuscirò, questa cosa mi fortificherà e quindi in autonomia me la saprò gestire. E sperando mi trovi bene, che non mi manchi niente dall'Italia, perché è la prima volta che esco dall'Italia e vado all'estero. In realtà non ne ho molti, non sto pensando all'adesso, penso solo quando arriverò là, chissà se mi trovo bene nella pasticceria dove lavoro e se mi saranno simpatici i ragazzi con cui sono in appartamento, però sono piuttosto tranquilla. E sono molto socievole, non ho problemi a relazionarmi con le persone e questo è un punto a favore quando sei in giro e non si conosce nessuno. Non ho pregiudizi, quindi sempre il fatto relazionale non mi creerà problemi a stare con nessuno e diciamo che sono come una spugna, assorbo tutto, quindi spero di trovare persone che mi possano trasmettere
qualcosa di positivo che mi servirà poi andando avanti. Sono solare, disponibile e intraprendente.